Fantasmi, pipistrelli, tombe morti viventi, zucche infuocate. I druidi credevano che nella notte del 31 ottobre gli spiriti dei propri antenati uscissero dalle tombe e che percorressero le vie della città chiedendo in giro dolcetto o scherzetto. Ehi, ferma un attimo. Ma ti sembra normale che un cristiano salvato per grazia partecipi o lasci partecipare i propri figli ad una vera e propria celebrazione delle tenebre? Il popolo che Dio si è acquistato vive nella luce e proclama l'opera di un solo spirito, lo Spirito Santo. Osserva, comprendi e agisci.